Io non ci posso pensare. Che mi è venuto? Raga, l'impasto deve essere bello liquido, liquido, liquido. Ovviamente ne usciranno un bel po' perché l'ho fatta anche, non solo per me ma anche per mia sorella. Ci sono i grumi, io la prossima volta voglio usare proprio la frusta elettrica, però raga, mi scocciavo stamattina di prenderla, ma poi nella farina, cioè quando vai a cuocerlo, quando uno va a cuocerlo si scioglie tranquillamente. Questo olio di cocco lo trovate sul Sapmint, è super super comodo per non fare attaccare la crepe, visto che rispetto al pancake è molto molto sottile, quindi io vi consiglio che se non avete l'olio di cocco di prenderlo, questo qua poi a spray è super super comodo. Io adesso continuo e noi ci vediamo dopo con il topping. Buongiorno! Allora, raga, io ho appena finito di mangiare le crepe. Ok, non sono venute sottilissime, specialmente quella al pistacchio, invece quella lì con la marmellata era proprio sottile, sottile. Però pensate che io l'abbiamo fatta solo ieri e oggi, quindi è la seconda volta, è già molto molto meglio. Cioè, pensate che ieri non l'avevo neanche potute piegare a portafoglio, ma solo così perché erano minuscole. Ma vabbè, ci stanno questi esperimenti, io sto ancora in pigiama. Adesso finisco di fare colazione. Mi sto bevendo il latte, però ragazzi, tenevo a dirvi una cosa. Io ho affrontato, scusate, mi sono venuto sporco, io ho affrontato questo discorso anche su Instagram. Se non mi seguite, mi raccomando, andatemi a seguire perché trascorriamo veramente tutte le giornate insieme lì, proprio come se fosse un vlog. Quindi ragazzi, andatemi a seguire. Sinceramente sto vedendo, ve l'ho detto anche su Instagram, lo voglio ripetere anche qui poi, che il mio messaggio arriva alle persone, ok, se non vi arriva e vi arriva in modo negativo mi dispiace. Sinceramente io continuerò perché io penso che ok, la situazione che sta succedendo, ma voi non è che andate ad aprire YouTube per avere informazioni su tutto ciò. Se volete informazioni ci sta Google, aprite Google e andate là. Io questa cosa la voglio ripetere perché ho visto anche tipo il video di Chiara Facchetti, e raga, io cioè, mi lego tantissimo al discorso che ha fatto lei, che è poi lo stesso discorso che ho affrontato nel vlog 4 marzo, che quel vlog è stato criticato, ah ma non so, ma le scuole aperte, le palestre aperte, le scuole chiuse, quando poi qui io andavo ancora a scuola, svolgevo la mia vita normale perché comunque qui ci sono dei casi, ma di meno proprio rispetto ad altre regioni. E comunque è normale che uno svolgeva la vita di sempre e poi dal 9 marzo l'Italia è diventata zona rossa, quindi dopo è successo che hanno incominciato a chiudere tutto, è successo quel che è successo, perciò tutti questi moralisti del cavolo
No, cioè ragazzi, sinceramente no, adesso stiamoci tutti a casa, io sinceramente lo sto facendo e lo farò fino a quando non annunceranno che siamo tutti liberi, quindi fino al 3 maggio a casa, almeno io il mio lo sto facendo, perciò tutti quegli attacchi inutili, che poi molti non hanno capito che era un vlog vecchio, infatti ho dovuto scriverlo su, perché era 4 marzo, proprio per risparmiare questi commenti inutili. E comunque vi stavo dicendo, io continuo perché io penso che una persona che apre un video su YouTube lo apre per svago e non per sapere un'altra volta quello che sta succedendo. Se volete le notizie, collegatevi sul TG, collegatevi sulle reti proprio che fanno questo, vedetevi le statistiche, seguite chi di dovere, oppure andate su Google e vi leggete tutte le pagine giornaliere. Non è che voi... Oh, molte persone dicono, ma tu in questo momento così fai video? Sì, io proprio in questo momento non devi fare video, perché in questo momento ci sta proprio che molte persone si vogliono distrarre. Forse questa cosa non è capito, cioè, ma di che problemi soffrite voi che pensate queste cose? Io non ho capito. Poi sto vedendo troppo schifo sulla community. Cioè, raga, vedo cose assurde. Cioè, mi sembra veramente che se in questo periodo non ti alleni, non mangi bene, fai schifo, non sai nessuno, vattene dalla community. Ma che è sta cosa? Cioè io questa cosa non la capisco e non è un messaggio che arriva solo a me. Cioè io con quello che vi ho detto pure ieri su Instagram, infatti molte persone hanno capito il concetto, io vi ho detto che io, no che uno deve mangiare male, no che uno non si deve più allenare, perché anche io mi sto allenando, non faccio vedere sempre quello che mi alleno, a parte che l'altra volta sì ho fatto vedere come mi allenavo con gli elastici, che poi io con gli elastici non mi trovo, ma io una settimana scorsa mi sono allenata solo una volta perché io ho voluto fare, cioè nel senso sono stata attiva, ho aiutato la mia mamma comunque in casa, quindi comunque azzeccato ogni cosa fai, comunque sono stata attiva, non è che ho visto dicendo di stare 24 ore su 24 su un letto, assolutamente no, però ho dato la priorità ad altro, perché io come altre persone corriamo tutto l'anno, non siamo mai ferme, io arrivo veramente tutto l'anno la sera che non so più dove mi devo buttare, perché sto uccisa, faccio veramente una vita ca. Per collegare scuola, pasti, allenamento, studio, video, cioè raga, non è semplice perché la nostra vita è di 24 ore, poi uno ha anche comunque una vita personale e quindi ho deciso di non stressarmi in questo periodo perché già il periodo è quel che è. Se ci mettiamo anche a stressare, no, ok, quello si è allenato, no, non lo devo allenarmi neanche io, quello si è mangiato quello, no, lo devo fare anch'io, no, aspetta, mi devo... Oh, e che è logo? Cioè io questo sto vedendo su Instagram principalmente, anche qui su YouTube, persone che non sanno mai allenate, che fanno i video, che si allenano, che mangiano bene, cioè raga, ma voi per me veramente che stiamo facendo? Cioè io, boh, io non lo so. Io se vi farò vedere qualche allenamento, non so se ve lo farò vedere, ma perché sinceramente io quando mi alleno sono nel mio mondo e non è che mi dà fastidio, però cioè io non sono per il momento competente, quindi non vi posso far vedere una cosa. Infatti io quando vi faccio gli esercizi non vi ho mai detto questo esercizio si fa così, perché voi sapete che quell'esercizio non si fa così. Io vi faccio solo vedere, voi dai video dovete solo prendere la piccola parte e farla vostra. Cioè nel senso non è che quella si è fatta l'esercizio così, ok, da oggi lo faccio anch'io. Ok, quella ha mangiato i cavoli, da domani solo cavoli. Cioè raga, no, bisogna avere anche un po' di personalità. Perciò non vi dovete sentire, no, che okay, oggi non mi sono allenata, oggi non ho mangiato bene, sono una merda, ho perso tutto. No, raga, no, 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 no. Bisogna fare le cose gradualmente. Io ho deciso, non è una cosa che mi pesa perché non mi è mai pesata, io ho deciso di non calcolare i macros in questo periodo, ma no, per il semplice motivo che io è un periodo anche particolare con la spesa, cioè. Oggi vi posso trovare questo, domani non mi posso trovare quello perché comunque uno non va a fare la spesa 2 o 3 volte a settimana oppure gli manca qualcosa, prende, scende e va. Tipo io vi faccio un esempio, l'albume. L'albume mi è rimasto stamattina, ho usato 130 grammi di albume ed era una confezione solo di 500 grammi, poi l'ho finita, ma amen. Cioè, non è che muoio se mi è finito l'albume oppure muoio perché mi è finito il petto di pollo. No, mi cerco un po' di aggiustare, tipo per esempio... oggi mamma fa le lenticchie, vabbè, l'altra famiglia le fa frullate. Io ho detto: no, mamma, fai una cosa, lasciami un po' da parte a me di lenticchie che me le faccio con la pasta. Vado con la sensazione, quello che c'è, quello mi mangio. Cioè, ragazzi, non è caso, ma ora. Però io sento che ho sempre calcolato, ho sempre comunque seguito una dieta, cioè, flessibile, però comunque so regolarmi. Riesco anche a regolarmi senza contare con l'applicazione. Quindi io farò così. Ditemi quello che volete, sinceramente,
Ultimamente non, i commenti veramente inutili siete aboliti proprio, cioè ve lo dico proprio bene, come una ragazza ieri che io no comment. E quindi raga, niente, io volevo dirvi questa cosa, scusatemi questi miei 10 minuti di predica, ma ci stava raga per far passare questo messaggio perché veramente sto vedendo troppo schifo, cioè mi sembra sulla community chi smetterà gli Jacopo con gli esercizi, cioè è una cosa assurda, aprite la storia di una persona che si sta allenando, rapite che si sta allenando, rapite che si sta allenando, ok ci sta però, mamma mia raga, cioè è diventata una cosa, dicevo oh mio Dio, cioè prima rapita la storia che si sta allenando, sicuro, pam. Frasi assurde, cioè la motivazione non la trovi solo se ti alleni, cioè la motivazione la puoi trovare pure se non ti alleni, però sei bene con te stesso. Io sinceramente, questa non è una cosa da fare, ma non vi sto dicendo che non vi dovete allenare, che non dovete mangiare bene, capito, che dovete mangiare pure la televisione, no. Però dire, cioè di se non ci riuscite, io vi sto dicendo, se non ci riuscite in un giorno, non è che vi sentite in colpa, vi sentite male, allora iniziate ad aprire la dispensa e mangiate, perché io se vi faccio questo ragionamento, perché molte persone anche mi hanno scritto che stanno vivendo dei momenti del genere, anche perché vedono altre persone, questa è la cosa più sbagliata da fare, raga, ve lo proprio assicuro, quindi io spero che questo mio messaggio è arrivato, questa è l'ultima volta che parlo di questa cosa, poi non ne parlo più, i pro delle prossime persone che nei prossimi vlog mi scriveranno o mi diranno, ehi ma in questo periodo così delicato fai vlog, li riporto direttamente a questo video, così si risentono un altro video e basta, veramente perché ragazzi se si vuole dare spiegazione a tutti non si va più avanti, quando poi voglio vedere quante di quelle persone che sono lì a scrivere sotto se stanno a casa in da quarantena oppure se ne vanno fuori pure a camminare a fare passeggiate. Che io sinceramente, raga, sono d'accordo, anche io sono una sportiva, anche io voglio andare fuori a farmi una passeggiata, ma io sono d'accordo con che stanno chiudendo i parchi, che non ti puoi più andare ad allenare all'aria aperta, ma perché è normale, se io penso, stamattina mi vado ad allenare, altre 100-200 persone fanno la stessa mia pensata e ci riuniamo tutti lì, che senso ha? Allora a questo punto prendiamo e usciamo tutti quanti, wow, amen, cioè. Quindi raga, niente, io la penso così. Io adesso mi bevo il latte, poi raga mi devo fare una partita a questi due giochi che io li amo, dopo ve li faccio vedere, me li sono scaricati. Poi devo mandare tutti i compiti al professore che parla. Spero che non assegni, cioè raga i professori possono uscire capo, vabbè, devo mandare tutti i compiti e poi niente, vi aggiorno. Allora, raga, questi sono i due giochi che sto facendo, principalmente questo qui, oh mamma mia, raga, troppo troppo bello. Non è una collaborazione, ma già scaricati per passatempo. Sottolineiamo. Bellissimo, ragazzi. Vi piacciono i giochi da cucina? Questo è fenomenale. Vi passa il tempo subito. Infatti, io alla sera oppure la mattina proprio. E poi pomeriggio mi dedico allo studio, eccetera. Poi dipende, cioè, raga, vado proprio a sensazione a giornata. Quello che mi va, quello faccio. Ormai ho capito che è pure inutile programmarsi tutto. Ed è diviso in livelli. Vedete? Io sto qui, bellissimo. E poi, vabbè, sta l'album da colorare. Cioè, raga, mamma mia, che depressione. Eccolo qua. Ormai io, nel pensare comunque in casa, sto amando le tute. Adoro questi completi. Questo è vecchissimo, raga, questo completo. Tuta blu. Che faccio tutto sulla cantina perché poi mi facendo i servizi. E poi l'abbinato il pantalone e sotto i Yag. Questi qui li ho presi da tanto tempo fa, tipo 2 anni fa, da Alcott. Bellissime. Poi vabbè, raga, ho messo gli orecchini comunque per non far chiudere i buchi. Bellini questi qua, sono quelli là di Zui, il set. E poi ho messo giusto un po' di correttore. Quindi adesso io vi porto nella stanzetta e vi faccio vedere che dobbiamo riordinare, vi faccio vedere i prima e i dopo. Infatti stamattina devo mandare un attimo per i compiti, mando un attimo i compiti, poi mi dedico, infatti io vedete sempre cambio di programma, stamattina alla pulizia infatti della stanza e dell'altra stanza dove io faccio i video, ma vi faccio vedere tutto, non vi faccio vedere quando la riordino, vi faccio vedere solo un prima e un dopo. Devo passare anche l'aspirapolvere perché comunque la passiamo già tutte le mattine, infatti anche stamattina, perché comunque stando comunque in stanzetta i capelli cadono, poi comunque nella notte si sa un po' di, come si dice, di che andiamo a malanella, cioè vabbè, raga, quindi niente, andiamo. Raga, questo è il mio comodino, un paio di giorni fa era pulitissimo, cioè è pulito però lo devo ripulire, però vedete gli orecchini, il bollettino, questo, i fili.
stiamo utilizzando le Yankee Candle, che non so quante ne avevamo comprate. Questo pure si sta facendo dentro. E quindi oggi penso che apriamo una di queste, poi vi faccio vedere. Abbiamo tantissime, tantissime Yankee Candle. Infatti noi puliamo prima. Infatti questa me la vado a mettere nel congelatore così da farla staccare. Così quando abbiamo finito, vedete si sta rovinando. Quando abbiamo finito prendiamo e ne accendiamo una nuova. Così da dare un tocco in più alla stanza. Vabbè, dobbiamo un po' riordinare, ragazzi. Questa è la mia sedia umana. Dobbiamo passare un po' di aspirapolvere. Però i letti già sono stati fatti. Questo vabbè, mi sono buttata prima sopra, quindi riordiniamo un po', togliamo la prolunga e io vi faccio vedere dopo il risultato. Ho riordinato tutta 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 la stanza. Infatti mamma adesso sta pulendo a terra, sta lavando a terra, e quindi la stanza è stata pulita. Adesso devo accendere una Yankee Candle dopo che mamma ha finito tutto, e non so quale scegliamo, penso un votivo perché comunque dobbiamo consumarle. Quindi è arrivato anche il pacco di Decathlon. Grazie di essere bellissimo. È arrivato anche il pacco di Decathlon. Adesso andiamo ad aprire. È una valigetta, ho ordinato la valigetta con i manubri e vari pesetti. Andiamo ad aprire e vi faccio vedere tutto. Oggi devo far vedere un po' di cose, però voglio andare per grado, altrimenti mi dimentico di farvi vedere tutto. Prima, raga, molto meglio. Vabbè, lì mamma sta, deve pulire, quindi ha tolto tutto. Super, 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 super riordinata anche il mio omino rispetto a prima. Adesso andiamo ad accendere la Yankee. Andiamo ad accendere questa qui, Ginger Dusk, che è buonissima. Eccola qui. Questa dura sui 2-3, massimo proprio 3 giorni, però è buonissima. Cioè, raga, io adoro. Raga, in totale l'ho preso su Decathlon e ho pagato tutto il kit 40 euro. Niente, raga, cioè io innamorata con gli elastici non mi trovavo. E ho detto no, basta, devo fare questa spesa, la faccio una volta e l'ho fatta bene. Infatti, se poi questa cosa comunque prolungherà, eccetera, penso di acquistare anche un bilanciere, poi vediamo un po' come si evolve questa cosa, così ci organizziamo, ma comunque sono tanti pesi, quindi si riesce a fare bene, ma che va, uno concentra, se gli serve una spinta maggiore, una serie maggiore. Si concentra tutto sul manubrio, si fa a manubrio singolo, si può fare davvero tantissime cose, cioè sicuramente molto meglio dell'elastico, oppure si può fare una combo tranquillamente. Che bello si è spenta la macchina fotografica, ho messo già a caricare le pile. Fortunatamente ho sempre la riserva delle pile, quindi raga è super comoda. Anche per le vostre mamme, per non avere sempre un disco di là, un bilanciere di là, avete tutto in un'unica confezione. Quando avete finito, riposate, così non fate neanche un casino. Devo trovare il tappetino perché non so dove sta, però abbiamo tutto e anche l'allenamento si può fare. E quindi niente, raga, io adesso riordino la stanzetta, avete visto? Tutto in ordine, candela accesa. Adesso passo al mio, tra virgolette, studio. Trovate il tappetino e me l'ha lanciato qui, oh. Io devo sistemare un po' questa stanza, devo pulire anche il tappeto perché comunque le briciole, tutto, devo sbattere il tappeto e pulire. Poi devo buttare quello, devo buttare la fattura, devo sistemare là. Dobbiamo sistemare un po', devo dire la verità, questa è un po' una stanza così, oh. Quindi dobbiamo un po' riordinare. Più che altro dobbiamo anche pulire, quindi adesso riordino tutto e poi vi facciamo realmente da riordinare questa zona qui, perché lì comunque, vabbè, ho alzato il pacco da terra, mettiamo i giubbini, queste cose che comunque devono rimanere qua. Quindi no, quello che ci interessa a noi è questa zona qui per i video. Io questi cuscini li voglio togliere, però sinceramente sono troppo belli e mi piace, per non mettere sempre questi qua, non lo so. Lo so che Natale è passato, però
lo so, mi piacciono. Il reparto mio è stato riordinato, poi raga mi devo mettere una mattinata proprio anche con mamma, quando lei ha un po' di tempo libero, a parte che mo ce l'ha sempre. Ci dobbiamo mettere proprio a riordinare a fondo proprio perché questa comunque è una stanza che non viene comunque utilizzata, non viene vissuta, non è vissuta perché comunque la io solo io ogni giorno che registro i video, ma principalmente non veniamo mai in questa stanza, quindi è una stanza morta e quindi ovviamente non entrano i giubbini nell'armadio, li portiamo di qua. Quello che non va di là lo portiamo di qua, quindi è normale che poi si accumula tante cose e quindi dobbiamo vedere anche quello che ci sta, fare anche un po' un decluttering sincera, perché molte cose non le usiamo, non sappiamo neanche noi quello che ci sta, mettiamo una stanza nel segreto. E quindi perciò ho detto no, non voglio toccare niente perché a parte che sono già alle 12, io devo far uscire anche il video, devo fare la copertina e da stamattina ho fatto già 2000 passi. Per dirvi come si può anche cioè, si può restare attivi senza andare a correre o fare attività fisica proprio, cioè comunque c'è il movimento, non è che ovviamente sono sta sul letto, è normale che non c'è movimento. Adesso io vi devo far vedere, a parte che ho qui nell'arco, mi sono presa io alcuni tipo cassetti dove ho messo le farine chiuse, quelle aperte, i burri, mi sono trasferita un po' di qua anche per quanto riguarda la mia dispensa proprio alimentare, una parte ce l'ho dall'altra parte dove proprio abbiamo la dispensa grande, divisa tra me e mia mamma. E vi faccio vedere che ho ordinato con il buono di, io sto sudando, con il buono di 18 Appo, ho ordinato 270 euro di libri di Project. Cioè, raga, io innamorata, infatti, sto iniziando prima dall'alimentazione, che sono già due volumi, e dopo vabbè ve le faccio vedere, però vi faccio vedere i libri che ho di qua, e poi ho preso altri libri anche per quanto riguarda l'allenamento, però voglio iniziare prima sull'alimentazione e poi per quanto riguarda ripasso proprio al reparto allenamenti, adesso ve li faccio vedere tutti. Allora, io sto iniziando a studiare questo qui, e infatti è il primo volume, no aspettate... Scusatemi, ho l'affanno perché ho fatto una corsa di là a prendere i libri. Poi questo qui che va dopo di questo perché è il secondo volume. Poi ho preso anche questo. Nutrizione per essere... Aspettate, non leggo dalla videocamera. Per essere padroni dei concetti e non schiavi delle diete. Proprio belli. E poi ho preso questo. Gli esercizi che spiega tutto, volume 1 e volume 2. Poi ho preso Project Bodybuilding, adoro. Poi... Quest'altro 300 Invictus che è alimentazione per allievi e competitor. E poi questo, infine questo qui, altri c'erano altri due o tre che non ho preso. Fitness posturale. Adoro, madò, raga. Innamorata. Sinceramente io come prima esperienza mi sto trovando molto bene perché spiega bene. E niente, quindi io questi qua infatti mo li lascio di qua, sto portando uno alla volta di là perché comunque dall'altra parte non ho spazio in camera e quindi questi qua li lascio. Ok, adesso ho finito di fare tutto, cioè la prima mattinata, cioè le cose della mattinata andà. Adesso ho finito di fare tutto la mattinata, è andata e vi ho fatto vedere anche i libri che, cioè raga, io adoro quando è arrivato il pacco, mi lascio la clip se riesco a mettervela, se non mi dimentico, spero di no. E... Niente, adesso vado a fare la copertina così per mezzogiorno, secondo me ce la fa pure ad uscire, ce la fa ad uscire per mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo al video. E niente, io sto tutta sudata, sto morendo. E niente, raga, io cerco di vivermi questa quarantena serena. Sto sempre impegnando le giornate, così che arrivo la sera, che a parte che adoro perché Mediaset, Rai 1, Italia 1 ogni sera. Ci sono sempre film, 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 stasera che è lunedì e anche martedì. Lunedì e martedì farà tutta tipo gli episodi di Harry Potter. Ci sarà proprio un mese di episodi di Harry Potter. Io non l'ho mai visti tutti. Li vedevo sempre tipo... Non erano sempre che tipo ho seguito proprio tutte le serie, niente proprio. Quindi non l'ho mai visto bene, quindi questo è il momento buono di vederlo tutto. E niente, quindi raga, io sto cercando di vivere questa quarantena serena. Senza stress. Quindi ripeto, e niente, io adesso vado
vado a creare la copertina del video e noi ci vediamo direttamente a pranzo. Stavo da fare questa qui, oh, che è pochissima, però la devo smaltire. Poi mal che faccio aggiungo un altro po' di quella lì Barilla, però questa qui è della Tremulini, penso che sia 20-30 grammi. Comunque raga, in totale voglio fare 60 grammi di pasta, quindi mischio questa con quella lì là dietro della Barilla, che dopo la prendo, sta là. Poi ci unisco le lenticchie con le carote che ha fatto mamma e vi faccio vedere il risultato finale, perché comunque è inutile farvi vedere, devo solo assemblare praticamente. Un misto di farfalle e fusilli, perché pensavo che, pensavo che fossero le farfalle, invece no, sono i fusilli, ma vabbè, il tempo di cottura è... Ve lo faccio vedere qui perché lì non si vedeva bene. Comunque, pasta integrale con lenticchie e carote con un goccio d'olio. Adoro, buon appetito. Ho appena finito di mangiare, mamma mia raga, che buono. Sembrava un piattone, perché a parte che il piatto era piccolo, era pieno di lenticchie, ma ho fatto 70 grammi di pasta integrale. Io sono venuta di qua perché mia sorella, nella postazione in cui edito i video, sta studiando, che sta, deve seguire per 2-3 ore i corsi universitari. I miei stanno in cucina mangiando, in cameretta io non mi trovo a studiare, quindi mi metto qui, e mi metto a studiare questo qui, così mi faccio anche il capitolo, il secondo capitolo di oggi. Brenda, mi mangio due mele di queste qui che sono piccolissime. E poi uno yogurt, andiamo a vedere. Piano piano si sta svuotando. Qui ho tutti gli yogurt. Non so che mi mangio. Volevo provare questi, però penso proprio che mi mangio, aspettate, questo qui, perché è alla vaniglia, perché comunque vedo mangio alla mela, quindi con un fruio alla vaniglia. La merenda fruio alla vaniglia, ma ora raga, fortunatamente ho fatto una scorta di yogurt, da come avete potuto vedere, e poi una mela, anzi no, sono due mele piccole. Io adesso faccio merenda, poi mi svago un po' su Instagram, perché mi sono arrivati tantissimi messaggi, quindi ci tengo a rispondervi tutte, ne ho a tutte, me ne approfitto. Sono già le 5, poi finisco qui, mi vado a fare, vado a studiare psicologia, perché comunque hanno assegnato i compiti, quindi visto che io mi fa male un po' la testa, però voglio avvantaggiarmi almeno i compiti. Allora, così poi valuto se questo video editarlo direttamente stasera, dopo che ho finito di vedere Harry Potter, oppure di caricarlo domani mattina, quindi mi anticipo di editarlo domani mattina e mi anticipo i compiti oggi, non lo so, comunque ne approfitto, visto che comunque sì, mi fa male un po' adesso, però ho voglia, quindi le voglio fare. Mi faccio almeno francese e psicologia, quindi adesso faccio merenda, io mi faccio i compiti e ci vediamo direttamente stasera con la cena, perché altrimenti questo vlog viene super 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 lungo. Qui pronti, allora raga, ormai ho capito com'è, 180 gradi per 40 minuti, pure 45, perché sinceramente se li fate stare 30 minuti poi dipende sempre dal forno, forno statico, dipende sempre dal forno, a me non si cuoce bene, rimane un po' morbido, io lo voglio bello croccante, quindi 40 minuti. Infatti adesso ne approfitto, visto che comunque deve stare 40 minuti, vado a lavarmi, vado a mettermi il pigiama e poi vi faccio vedere direttamente alla fine tutto. Ovviamente non è solo per me, è anche per mia sorella, quindi dividiamo la porzione.
come fonte di carboidrati, a parte che ho usato un bel po' di fiocchi d'avena, quindi un po' di fiocchi d'avena, insalata condita con l'olio. Sinceramente non mi va niente di che stasera. E niente, quindi adesso vado a mettermi il pigiama e vado a lavarmi e ci vediamo dopo con l'assemblamento del piatto. Vi faccio vedere il piatto completo, a dopo! Pancia piena, posso dire che adesso posso andare a editare il videoblog, cioè questo qui che voi lo vedrete domani, che domani è 17 marzo, perché oggi è 16 marzo, stasera fa anche Harry Potter, quindi io ne approfitto visto che sono le 8:40, inizia comunque, ho quasi un'oretta, va, diciamo, e ne approfitto per esportarmi le clip. E quindi io con questo video la buonanotte, io spero che questo videoblog vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!